Ben ritornati in studio, Obiettivo Inter, ultima mezz'ora insieme con il tuo show dell'Interista, quindi parliamo ancora di calcio, di Inter con voi però, da casa. Eh? No, ci piace stare in piedi, siamo bene così. Parliamo con voi da casa e parliamo qui in studio con i nostri amici. Assolutamente sì, www.intertv.it, il nostro sito Inter di riferimento, se vi siete persi la prima ora e mezza nella nostra puntata la potete rivedere on demand sul sito già da domani mattina. Il nostro è primo sito Inter, non sito Inter. Ah, bella questa. Come hai detto, l'hai studiata. No, l'hai detto tu. Allora, Corrado, come hai detto bene, on demand. On demand, understand, io parlo le lingue, parlo due. Ragazzi. Allora, dalle 15 alle 17, per chi è in Slovenia e per chi è nel Friuli Venezia Giulia, c'è la replica di questa puntata. Per i parenti di Andanovic. Abbiamo due sloveni, Crin e Andanovic. Quindi amici, interisti, parenti di Crin e Andanovic. No, chi? Crin e Andanovic. Certo. Appunto. Quindi, ma la famiglia può vedere, può vedere la replica. Ma anche solo gli amici dei Friuli e di Trieste. Anche Trieste? Sì. Certo, Friuli, Venezia, Giulia. Nord-est. Il nord-est. Per noi che facciamo le previsioni del tempo. Ah, tu lo sai. lei fa le previsioni. Anche le previsioni del tempo fa. Ecco, allora, noi abbiamo una telefonata? Certo. Andiamo subito dal telespettatore. Vediamo da dove telefono innanzitutto. Pronto? Pronto, ciao a tutti da Angelo, Cairate, provincia Varese. Uela, bene. Ciao. Allora, innanzitutto ciao, Stefania, è meglio che stai in piedi così si ammira bene com'è bella. Secondo, complimenti Maurizio per la nuova trasmissione, per la nuova stagione. Grazie. Terzo, ti riprendo un tuo intervento dall'inizio, quando parlavi della gente allo stadio. Bisogna che, non sarà certo colpa dell'Inter, però non bisogna dimenticare che la gente adesso fa veramente fatica ad arrivare a fine mese e una partita, anche una semplice partita allo stadio, non ha un costo così tanto accessibile da poter sostenere tranquillamente, per quello che poi magari uno sceglie il divano. Quello sì, però sai, dipende anche, magari qualcuno è abbonato, semplicemente si mette più, sul divano, costa alla costa di più. Dipende, se quella è la motivazione. Sì, no, beh, ma sono tante le cose, sai, poi però, obiettivamente, tu vedi le partite su Sky? No. Ok, va bene. Perché se tu hai l'abbonamento a Sky, non dire che col costo di quell'abbonamento lì non fai l'abbonamento al terzo rosso. Perché lo fai? Sì, poi c'è il biennale, l'anno scorso al terzo rosso. Se uno non se lo può permettere, non mica tutti sono signori e vanno all'arancione come vuoi tu, o rosso. Io all'arancione sono al fiere, vado a sbandierare prima di tutto. Però Maurizio, in televisione vedi un altro sport, al terzo anello la vedi la partita. Bravo, bravo. Comunque io rispetto, ci mancherebbe altro. Ti capisco benissimo perché so davvero della crisi economica e io la vivo quotidianamente con le persone che incontro giornalmente e ormai le mie email o i miei profili Facebook sono diventati più che social network, sono degli uffici di collocamento delle persone che mi chiedono un lavoro, cioè che vogliono lavorare per me o nei miei locali o nelle televisioni. Quindi voglio dire, lo so perché davvero ricevo delle email terribili che mi fanno una tristezza incredibile, quindi lo so sicuramente. Vero, ha ragione su questa cosa qua. Comunque, ritorniamo all'Inter, prego. Maurizio, comunque è un costo che è difficile tante volte da sostenere. Seconda cosa, gli arbitri, non sto a dilungarmi, comunque con noi ci vedono benissimo perché guarda caso sono sempre quasi sempre i nerazzurri ammoniti per primi in ogni partita, non mi sembra che facciano bravissimi però, ma dice la verità. Sì, ma Angelo è un'ora e mezza, scusa che parliamo della solita cosa. No, allora una alla volta, allora, ragazzi, allora il principale, cioè, vogliamo principale, no, ma alziamo un pochino, vabbè. Però ascolta, abbiano una, come dire, a scanso di equivoci, da due anni fischiano contro. Da due anni? Fammi finire. Ma da decenni? Vabbè, allora, certo. Vuoi che te la dico? Io non credo alla buona fede, va bene? Va bene, va bene. Allora, io non credo alla buona fede. Allora, diciamo così. Una volta, Giulio. Io sono obbligato a credere alla buona fede nella misura in cui sto in questo ambiente, fino a prova contraria, a parte quel periodo che sappiamo. Ah, solo quel periodo? I fatti dicono, e questo è una, empiricamente,
è numericamente il detto chiaro, però che sono andati in prescrizione. Allora, lascialo finire, fallo perché concludere. Mi sembra che il calcio sia pulito, il doping fai concludere Peloni, poi dopo ti do la parola, Maurizio. I primi prescritti italiani fai concludere, cioè, quindi è chiaro che non c'è, come dire, è evidente un po' questa tendenziosità verso l'Inter da parte degli arbitri, e dispiace, e andrebbe un po' esaminata la cosa. Prima di parlare di cattiva fede, stare un po' attento. No, non però, sto attento. Parliamo di tre anni. Vabbè, però attento a chi? Noi da un'ora e mezza siamo qui. Ragazzi, c'è stata una situazione estremamente negativa che prescinde da questa situazione che magari esiste, come dice Maurizio. Io dico, come dire, smarchiamoci. Intanto salutiamo anche il telespettatore, abbiamo capito il tuo concetto. No, come ha detto Corrado poco fa, smarchiamoci, perché sennò noi non mettiamo a fuoco l'obiettivo Inter, l'obiettivo della situazione contingente, che è una situazione critica. Prendere il calcio pulito, che non è pulito il calcio, ragazzi. Ma lo guardate? Vabbè, ma questo però è capite? Maurizio, questo ma è il tuo pensiero. Ma se tu la pensi così, ma scusi, con quale forza vai a sbandierare? Sai perché la penso? Perché io sono Robin Hood e, come diceva Mourinho, combatto contro le ingiustizie che do. E questo è il problema. Senti, non parliamoci, io ho giocato... No, capito, però questo è il tuo pensiero, non puoi imporre la tua pensiera. No, io l'ho detto, ho giocato a livello di Serie C, ne ho viste di cotte di crudo. Va bene, quindi va bene. Non mi raccontate. Allora, andiamo su Mazzarri ancora un attimo. Delle panzanate. Andiamo su Mazzarri prima di continuare la discussione, poi apriamo ancora i telefoni. Sì, perché allora, si parlava di Icardi, si domanda se sia maturato. Sì. Lui dice, al di là dell'aspetto tecnico-tattico, è maturato dal punto di vista professionale, sta lavorando in maniera impeccabile. Già l'anno scorso, stagione in cui ha avuto tanti problemi fisici, si era impegnato tantissimo, ma quest'anno sta maturando ancora di più da questo punto di vista, che nel calcio moderno è fondamentale. Anche Kovacic è cresciuto moltissimo, soprattutto sull'intensità, e anche oggi non firmerebbe per il terzo posto, dice il giornalista. Lui risponde, io sto cercando di dare continuità a questa squadra e una mentalità che possa portare nel più breve tempo possibile a competere ai livelli che sono alla dimensione dell'Inter. Gli alti e bassi, per esempio, della partita di ieri ci indicano che bisogna lavorare ancora tanto. Di principio io non dichiaro obiettivi perché non mi accontento mai, quindi indicare una posizione vuol dire non avere la possibilità, volendo, di fare meglio. Credo che quello che debba fare un allenatore è portare i giocatori a pensare che la prossima partita sia sempre la più difficile da vedere. Quello che non abbiamo fatto col Cagliari, forse perché è un gruppo nuovo che è composto di giocatori che si stanno ancora amalgamando bene tra di loro. Sono state fatte tante scelte e mi viene da dire che possa succedere che si vada incontro anche a qualche incidente di percorso. Direttore, allora su Mazzarri, queste le sue parole. Infatti, noi condivisibili, ovviamente. Delle poi andiamo da casa un'altra telefonata. Delle opinioni diverse. Studio, secondo me, sono tutte rispettabili. Per esempio, con Giulio, no? Lui dice la situazione è critica, parlando di tutti gli aspetti. Io sono d'accordo con te che bisogna analizzare gli aspetti a tutto tondo, però non vedo la situazione critica. Per me l'Inter, partendo da un quinto posto meritato, anzi secondo me la classifica l'anno scorso sarebbe stata bugiarda perché doveva avere più di 60 punti, quest'anno è nettamente migliorata la squadra, perché con la continuità della guida tecnica, con un lavoro di comune accordo tra staff dirigenziale che si occupava di mercato, direttore sportivo e allenatore, si è intervenuti nei punti in cui l'Inter aveva bisogno, con naturalmente le ristrettezze economiche del periodo. Però tu ti sei rinforzato, perché hai preso Medella in di là dove ti serviva uno aggressivo davanti alla difesa, hai preso un esterno più tecnico, abbiamo sempre detto che ci mancavano, abbiamo preso una punta di valore. Siamo tutti d'accordo. Oh, allora l'Inter quest'anno, migliorando, potrebbe arrivare anche sopra il quinto posto, quarta, terza, facendo bene. Non capisco, cioè il fatto che tu dici che la situazione è critica, si riferisce al fatto che ieri abbiamo perso in malo modo, ma è ovvio. No, ma io voglio sapere quali sono i sintomi del fatto che la situazione è critica, perché per me la situazione, come diceva il contrario di come diceva Celentano in una canzone, è buona, non è vero? No, ma è giusto, è uno spunto, ti ringrazio. Cioè, critica secondo me intanto nella struttura, cioè l'Inter dovrebbe avere 15-16 titolari, a occhio ne ha 11-12, l'Inter dovrebbe avere 5 punte, ne ha 3 più un Guarin, come dire,
alterato nel suo ruolo originario, che quello dovrebbe essere quello di centrocampista, gli viene chiesto eventualmente di fare la seconda punta. L'Inter ha preso dei giocatori che sono da verificare, razionale, però funzionale. Critica perché? Perché quello che è successo ieri, secondo me, non è un, almeno dal mio punto di vista, senza creare allarmismi, credo che non sia figlio di ieri. Ma io una stessa situazione l'ho vista a Palermo, una situazione similare, l'ho vista a Torino. A Palermo, dove avevamo vinto. A Torino l'Inter ha fatto mezzo tiro in porta. Sì, però Giulio, non mi puoi dire che sulla prima partita ci sta. Sì, però c'è andato un rigore che non c'era. Allora, sentiamo un'altra telefonata da casa a sentire cosa ne pensa. Pronto? 50 anni non. Pronto? Sì, pronto. Ciao, chi sei, da dove chiami? Sì, salve. Sì, chiamo da Firenze. Senta. Da Firenze? Sì, esatto. Ma allora, tu vai allo stadio domenica sera? No, non ci sono stato allo stadio, però... No, non ieri, domenica prossima. Domenica prossima sei a Firenze? No. Come no? No, non ci vado perché sono qui. Perché no, sei a Firenze? C'è Fiorentina Inter, vai allo stadio. Domani parto. Mi dispiace. Ah, parti, va bene. Ascolta, niente, io da interista devo dire solo una cosa: per me Mazzarri non è da Inter e i giocatori non sono motivati. Non sono motivati. Con Mazzarri secondo me non funziona. Fiorentina daremo un segnale importante. Certo. Cosa ne pensi? Tu un segnale giocheremo come abbiamo sempre giocato, perché è una squadra che ha un allenatore che non sa motivare i giocatori. A prescindere dal mercato. Punto. Cioè, quindi secondo me ci vuole un allenatore che sappia motivare, che abbia comunque degli atteggiamenti diversi verso questi giocatori. Allora, perché l'Inter da quando ha vinto la di prete. Ti faccio una domanda, ascoltami per telefono, però non per televisore, spegni il televisore perché sennò non mi riesci a sentire bene. E io ti chiedo, allora tu come tifoso nerazzurro vorresti un cambio in corsa? Cioè, quindi sì, via Mazzarri da subito e arriva chi? Ma secondo me abbiamo sbagliato a dare via Stramaccioni, perché Stramaccioni era giovane, motivato, veniva ascoltato e ha vinto alla grande. Bravo, su quello di Stramaccioni sono d'accordo con te. Sì, però quanti, allora noi abbiamo difeso tutti. Noi, bravo Maurizio, noi a Inter TV ovviamente eravamo contrari all'esonero di Stramaccioni, ovviamente, noi di Inter TV, ma quanti tifosi nerazzurri prendevano in giro Stramaccioni, non lo volevano più sulla panchina dell'Inter, obiettivamente. No, io sono sempre stato del parere che Stramaccioni stava crescendo bene ed era motivato con giocatori nuovi, con giocatori che comunque adesso come adesso hanno l'età che... No, ma noi siamo d'accordo, noi l'abbiamo difeso e abbiamo sempre anche detto dei 22 infortunati che ha avuto durante la stagione. Poi, noi l'abbiamo sempre detto, ma dire un'altra cosa importante, ieri mi fa l'intervista, mi scusi, Mazzarri ieri ha fatto un'intervista da cavolo, nel senso per dire i giocatori sono stanchi. Allora la Juve, anche lui, loro fanno 2-3 partite, quello che sia, la Roma idem, altre squadre idem, sono stanche anche loro, cioè non sono stanche anche loro, questo non può dirlo chi lavora. Allora cosa deve dire? Cioè, vengono pagati fior di soldi questi ragazzi, devono giocare, non possono trovarci una scusa che sono stanchi. Ma stanchi di che cosa? No, me li dico a me i soldi, corro anch'io 90 minuti. Una scusa. Cioè, ma per favore, non troviamo queste scuse qui. Non sono motivati. No, scusami, punto. Ma sono stanchi. Questo è l'unico problema. Come si chiama? Angelo. Angelo. Scusa. Pronto? Ricordaci il tuo nome, per favore. Angelo. No. Angelo. No, perché ci scrivono dalla regia Angelo riferendosi a... No, Angelo, volevo dire, a proposito della motivazione, non è una scusa, è un'analisi col senno di poi che arrivavano secondi sulla palla e questo è quello che è successo. Il fatto di chi lavora in miniera non c'entra niente. Allora, le grandi squadre, quando giocano tre partite in una settimana... Nel senso che dice che sono stanchi. Cioè, noi abbiamo giocato con l'ultima in classifica, che tecnicamente siamo superiori. Ho capito, ma se l'Inter giocava ieri contro di noi vinceva 100-0. Siccome sono due squadre di livello di Serie A, basta col Palermo, che una è col Palermo era fattibile e abbiamo pareggiato. Col Torino abbiamo pareggiato. Ragazzi, noi siamo l'Inter. Non possiamo permetterci di perdere queste partite in corsa. Non esiste.
Scusa, noi dovevamo stare lì sopra, voglio ammettere con la Roma, voglio ammettere con la Juve, questo sì, perché sono più forti di noi, ma non con queste squadrette qua, cioè ok, cioè siamo obiettivi sulle cose, queste sono squadre che vengono, ma io ti chiedo Angelo, arrivava così, Torino, cioè, ma che allora, stiamo facendo? Vabbè però Angelo, cerchiamo di dialogare, allora ieri l'Inter è più forte del Cagliari, siamo d'accordo, giusto? Tecnicamente sì. Oh, però meno male che nel calcio non vince sempre chi è più forte sulla carta, perché questo è il bello del gioco. Il Cagliari era più pronto dal punto di vista... Eh no, però fammi finire, scusa. Il Cagliari era più pronto dal punto di vista fisico ieri? L'ha dimostrato? A voglia. Correvano al 100 all'ora. E quindi Mazzari a fine partita dice ho sbagliato le scelte perché dovevo capire... Cioè, ieri... Ma non te lo puoi permettere. Perché su questo questi sono i punti d'accordo. Fondamentali su a inizio stagione sono punti fondamentali sono, io sono d'accordo. Sono d'accordo con l'amico di Firenze, grazie per aver telefonato, spargi la voce a Firenze che intertv.it finalmente è arrivata anche nella tua città. Grazie. Ciao. Allora sono, abbiamo ancora 10 minuti, voglio sentire ancora qualche amico da casa, però abbiamo ancora tante email e anche tanti messaggi sulla pagina Facebook di InterTV, quindi continuate a mettere i vostri post, scriveteci anche sulla pagina di Facebook. Allora, noi diamo sempre spazio ai nostri telespettatori di interagire, prima non si riusciva col ritorno, però Angelo che ha chiamato dice volevo dire a Giulio che la decisione però non giustifica i 4 gol presi dalla difesa. E spiega anche perché, perché dice non aveva infatti la copertura dal centrocampo, questa è la sua visuale. La visuale, ok. Nel frattempo Osvaldo, che non c'entra niente, non è un messaggio, però dato che abbiamo parlato di Firenze e andremo a Firenze, dice ieri il mondo non è finito, la sconfitta contro i Sardi rappresenta però un campanello d'allarme per noi. Poi dice una grandissima squadra è ancora più pericolosa dopo gli ultimi risultati, contro di noi giocando in casa vorranno fare la partita della vita, ma per noi sono troppo importanti i 3 punti. Chiaro. E ci servirebbero proprio per mandare un segnale immediato. Ecco, a proposito di stanchezza, avremmo sulla carta il calendario a favore, perché la Fiorentina va a Minsk giovedì e l'Inter invece non ha una trasferta ma una partita in casa di Europa League. Quindi con un po' di rotazione, non turnover dice Mazzari in italiano, la rotazione va benissimo. Però bisogna farla, cioè io spero che l'Inter adesso non sfoghi la sua rabbia col Karabag, perché l'obiettivo è stanco. Esatto. Il punto è la Fiorentina. Io su questo sono d'accordo col telespettatore che ha chiamato prima, perché per esempio non per noi è più facile non ho capito la Fiorentina. Ma infatti io non ho capito la spiegazione della partita invece precedente di domenica al Palermo, dice no, siamo calati nel finale perché i giocatori erano stanchi da giovedì. E questo che a me non piaceva, perché dico vabbè tu però lo sai che ci sono due partite in 3 giorni, allora magari il giovedì ricordiamocelo prima, però adesso che ci sono 2 partite. Io però volevo fare un piccolo sondaggio, perché comunque vedendo anche il telespettatore di Firenze che comunque diceva, e poi non mi ha risposto se era da cambiare in corso o meno l'allenatore, ma secondo voi, facciamo tutti gli scongiuri ovviamente, dovessimo perdere a Firenze, dovessimo perdere magari qualche punticino anche diciamo così in Europa League, ma si dà una chance, si dà l'opportunità di arrivare al famoso panettone, no? Sai, quest'anno stranamente sono saltate pochissime panchine, forse nessuna, rispetto magari a altri anni che saltavano spessissimo panchine. All'inizio, sì. Perché io vedo la tifoseria, ma più che la tifoseria, a livello mediatico tanta carta stampata, Inter in crisi, titoloni anche oggi Radio 24, lo stesso Rai News 24 che cita, voglio dire, Inter super in crisi, cioè titoloni così, quindi a livello mediatico danno quasi per scontato che l'Inter è in crisi, bisogna cambiare tutto. Corrado, Maurizio, io ti dico solo una cosa, mi viene in mente un film bellissimo che dico ai spettatori di vederlo, che diceva, parla della prima guerra mondiale, sul fronte occidentale niente di nuovo. Questo. Sì, sì, no, sono d'accordo, cioè, però c'è crisi, però mediatico, se noi se, siamo se in noi crisi, abbiamo una brutta partita come abbiamo perso ieri e già siamo Milan, in crisi, è già stato vogliono salvato 2 volte dagli arbitri, dai. Ho capito Maurizio, però io sto parlando sto parlando nel concreto, non è arriva crisi. Il panettone sì o no? Ma sicuramente, te lo ripeto, Mazzarri secondo anno ha sempre fatto bene e meglio Alberto?
Ma anche secondo me arriva il panettone, ma ti spiego anche perché. Secondo me fino arriva adesso, anche la colomba. Non lo so, la colomba non si sa, però sì, parliamo di panettone intanto, perché un progetto serio mi sembra che sia condivisibile da tutti. Questo è il punto. Esatto, si è detto almeno biennale, deve vuol dire innanzitutto tutto quello che Toyer, la rivoluzione societaria che ha fatto, poi anche quella tecnica, e la continuità è la prima cosa. Certo è che bisogna valutare il progetto tecnico dall'anno scorso a quest'anno e vedere il progresso, se c'è stato o meno, perché l'anno scorso è stato un anno di transizione e ci sono state anche tatticamente, mi ricordo, tantissime critiche a livello mediatico, ma anche dei tifosi. La prima linea, Alberto, si tirerà il 31 maggio 2015. Chi parla adesso di questo argomento o vuole il male dell'Inter o ha altri interessi, perché deve, certo, attirare però, qualche... Però sei d'accordo con me? Perché Corrado, se noi stasera volevamo attirare qualche telespettatore in più, anziché cercare di fare l'obiettivo Inter, il tema Inter, bastava che noi mettevamo un titolo, o Mancini o Leonardo hanno telefonato oggi a qualcuno, tutti quanti cambiavano canale, qua Mancini avranno saputo... Non è il nostro interesse, noi amiamo l'Inter, chi è qui, professionisti però di provata fede interista, non ci interessa creare lo scoop a tutti i costi o inventare le cose. No, allora, però... Toir, per come è impostato il lavoro all'Inter, non ha dato nessun indizio che durante l'anno si possa cambiare guida, ma proprio nemmeno uno 0,1. Perfetto, io sono pienamente d'accordo con il direttore Michele Borrelli. Giulio Peroni, dell'Avvenire, invece a questo tema del panettone, perché così facciamo magari anche contenti e tutti i vari opinionisti, ma anche quelli che normalmente magari lavorano con me, tipo Elio Corno, faccio anche nome e cognomi senza problemi di querele, che purtroppo sostengono che dobbiamo cacciarlo già, ma cioè senza seguire il profilo aziendale. Se vai su Twitter ci sono gli hashtag Mazzarri vattene, Mazzarri resta, cioè il popolo si divide e ognuno dice la sua opinione. Giulio, allora, scusa se ti anticipo un attimo, scusa ti interrompo, però voglio dire, un discorso è dire, secondo me, vuoi che Mazzarri se ne vada, è un discorso se mangia il panettone. Cioè, dal mio punto di vista ho detto probabilmente c'è una continuità tecnica e progettuale finalmente per cui dovrebbe mangiarlo, ma non ti sto dicendo che deve anche meritarselo. Perché esempio io sono uno degli scontenti della gestione Mazzarri, ad esempio, quindi sono due cose diverse, cioè gli hashtag in questo caso, cioè dipende se si parla di società o di tifo, sono due cose completamente diverse. Giulio, 4 minuti al termine, allora... tra l'altro io mi devo scusare con le decine e decine, se non dico centinaia, di persone che si sono prenotate per entrare in diretta, ma non abbiamo avuto il tempo perché chiaramente le due ore sono volate, ma domani sera siamo ancora qua alle 22.30 in punto. Dovremmo fare più ore. Esatto. 22.30 in punto domani sera qua in replica per chi ci segue in tante regioni d'Italia anche al pomeriggio. Salvo cose straeclatanti che non succederanno, Mazzarri rimarrà fino alla fine dell'anno, è giusto così, è giusto che lui completi il suo lavoro, non è giusto che lo completi qualcun altro che di questo progetto non fa parte, fermo restando che l'allenatore conta relativamente, in percentuale secondo me non superiamo il 20%, la dimostrazione è che se una squadra è forte, Juve docet, non parlarmi della Juve. No, no, te la parlo, è arrivato un allenatore, è arrivato un allenatore che evidentemente non è proprio il... diciamo di primissima fascia, non arrivava da grandi successi tranne uno scudetto col Milan, e la Juve va avanti per conto suo. L'Inter andava avanti per conto suo, sì, perché aveva un grandissimo Mourinho, ma era una squadra comunque straordinaria. Una squadra che nasce in mezzo secolo. Ecco, allora io adesso do la parola a Stefania Cattaneo, perché siamo quasi in giro d'arrivo e abbiamo tante cose da ricordare. Esatto, vero? Tante cose da ricordare. Tu giustamente ringraziavi e ti scusavi con i telespettatori con i quali non siamo riusciti a parlare, però oltre a ricordare che dalle 22.30 siamo qui anche domani con la nostra diretta di Obiettivo Inter, abbiamo anche la nostra pagina Facebook di Inter TV dove la discussione è sempre aperta e siamo contenti di sentire il vostro parere. Quindi Inter TV, cercatela su Facebook, cliccate mi piace, lì troverete un sacco di spunti di riflessione da condividere insieme. Sito intertv.it, iscrivetevi che ovviamente si può partecipare anche a tante discussioni, anche sondaggi, lì, tanti rubriche. Sondaggi e soprattutto sono iscritti in alto a destra, quindi mettere il proprio nome, la password, si può commentare ogni articolo. Tra l'altro c'è per domani, se vi siete persi la puntata, la stessa puntata andate in onda oggi, tutti i giorni noi ci aggiorniamo anche con le puntate video, quindi on demand, potete rivederle il giorno dopo. Noi abbiamo finito di ricordare perché c'è la nostra festa
The Lord Byron è il nome del posto dove ci ritroveremo il 5 di ottobre per il quarto compleanno di InterTV.it. Festeggeremo insieme dalle 17 in poi aperitivo e poi partita con le telecamere, i nostri opinionisti, ma soprattutto tanti amici nerazzurri. Andate sul sito, sulla pagina Facebook, trovate anche i recapiti, il numero di telefono, le email per contattarci, per parlare con noi, perché è fondamentale sentire sempre la vostra voce. Allora, io ringrazio Giulio Peroni, ovviamente dell'Avvenire e opinionista di InterTV.it. Grazie a tutti voi, grazie Corrado. Grazie al direttore di InterTV, Michele Borrelli. A domani. Grazie dalla questa parte a Maurizio Fusco. Grazie a voi e non mollate, perché noi siamo come la Fenice, risorgiamo dalle ceneri. Ma che meraviglia! Alberto Pitton. Ciao, grazie a voi, un saluto a tutti gli interisti a casa. Alla grande da Corrado Fumagalli e soprattutto Stefania Cattaneo. Un abbraccio a tutti, buonanotte, ovviamente l'appuntamento è con i nostri colleghi domani 22:30. Alla grande, ciao. Buonanotte. Stop right quick. I said,